Balbuzzi. Anche un opuscolo alla questione delle balbuzie, per aver balbettato moltissimo e per farlo ancora tre volte. Il balbuziente è un parlante nativo, uno schiavo della parola che ne sogna la padronanza, un reo che con la sua risposta obbligata può confermare l'interrogazione chiusa e allora mozzica la risposta, la taglia e la tartaglia. E qui c'è la questione che tracassa, scassa. Il balbuziente. E Demostene, che fu avvocato per difendersi dai tutori che si impadronirono dei suoi averi, era rimasto orfano, pare che divenga avvocato per difendersi lui, e quello del sassolino in bocca per non balbettare. Demostene volge il dispositivo della parola in eloquenza giudiziaria, per uccidere con le parole l'altro che lo interroga e lo conferma come schiavo della parola. I tutori di Demostene sono gli interroganti. Il tribunale della sua vita. Come ti chiami? I balbuzienti sanno che la risposta comincia tartagliando il nome. Demostene. Eccetera. Può sembrare qua e là, non ovunque, che non intervenga più la balbuzia nel mio caso, ma ho persino risposto alla lavagna per evitare di balbettare quando ero a scuola, da tanto, tra virgolette, era invasiva, ovvero io balbettavo su ogni parola, non ce n'era una che mi fosse risparmiata. La balbuzie è una caricatura dell'afasia, dell'assenza di soggetto della parola. È un tentativo di farsi soggetto schiavo. Una rivolta contro la lingua e la grammatica che significhino il dominio della parola e della lingua. C'è distanza dell'altra lingua e dell'altra grammatica e nel contempo, abolendo la simultaneità e il simulante, c'è il realismo di un conflitto linguistico, quello che Leonardo chiama la lingua dei litiganti, che sfocia nella guerra civile mondiale. La cosiddetta guerra civile, la guerra di religione, da balbuziente, è una guerra tra balbuzienti.
rinunciatari della poesia della vita, che si accontentano della sopravvivenza. E come noto, a tanti tagliamenti, talvolta c'è la frase che esce liscia. Per i medici, in tutt'altra accezione, da Platone a Schmitt, l'amico nemico è un sofisma della balbuzia, la normofluenza e la disfluenza, sotto la quale viene rubricata la balbuzia, negano l'influenza dell'altro per realizzare l'influenza tra soggetti. Il presunto balbuziente si sente influenzato dalla lingua sociale, la rifiuta, non arriva alla non accettazione intellettuale della lingua di tutti e taglia l'Italia, tartaglia la lingua sociale. Non è ancora un poeta, un balbuziente, ma proprio no, c'è l'esigenza. Demostene, avvocato di se stesso, può uccidere tutti con la parola sulla parola. L'oratoria fondamentale, ontologica, contro l'oratoria ontica dei tutori. Il taglio sovrapposto al due, taglio, l'eloquenza, l'affluenza dell'eloquio, dell'altro, viene scambiata per tecnica e macchina per convincere, per vincere sull'altro, rappresentato dai tutori. Demostene sa che il male, l'incesto, il peccato, appartengono ai suoi tutori, ai ladri del patrimonio ereditato. Il suo convincimento, come quello di magistrati che devono decidere, procede dalla questione chiusa, dalla questione del nulla. Perché nella linea ereditaria, che all'infinito è il cerchio del debito ontologico, c'è anche la morte, che in primis, ancora prima di essere la morte del padre e la morte della madre, è morte della parola, per il discorso. L'altro uccide con la padronanza della parola e non resta che farsi oratori, uccisori con la parola. Demostene e anche Cicerone, gli oratori ex balbuzienti. Perché Manzoni aveva paura di balbettare nel suo discorso da senatore del regno? Era per questa ragione che avrebbe quasi quasi rifiutato la nomina, perché tradiva il discorso occidentale. E l'impianto gerarchico? Cioè la sua lingua, la lingua di Fermo e Lucia, è la lingua del poeta? Il re balbuziente, ne hanno fatto anche il film, è di successo, avvertiva l'istanza della vita senza più l'impianto gerarchico? Come fa? Ecco perché aveva bisogno dello psicopompo, che nel film sembra simpatico, ovviamente. Il diavolo simpatico, Il demone di Socrate che ha fatto la commedia dell'arte.
Quando la balbuzie si imbatte nell'abduzione, nell'ipotesi del nuovo, si dissipa la balbuzie, svanisce, non rimane neanche più il tentativo impossibile di padronanza e di possessione della parola. La mnemotecnica e la mnemomacchina, tecnica e macchina della memoria, non riescono a abolire la memoria come esperienza in atto. L'atto, come il desiderio per Freud, è indistruttibile. E questa è la chance per ciascuno, anche per altri che si ritengono abolizionisti.